Di nuovo seconda parte di Acome Atalanta con Lino Mutti, Massimo Mottalini. Siamo collegati con abbiamo Maurizio Radici e Oscar Magoni che chiedeva di avere la palla che ci stavamo scambiando in questo momento fuori onda e voleva intervenire appunto Oscar, se non Qualche sbaglio. riflessione sul calcio, dico dove sta andando il calcio. Si stava parlando di questi stranieri che hanno invaso molto la Serie A e la Serie B e tutto il calcio professionistico, ma non solo. L'anno scorso, dobbiamo riflettere molto su questa cosa, perché l'anno scorso Lecce Primavera 1 ha vinto il campionato, il campione d'Italia, con 22 ragazzi su 24 della rosa stranieri. Le partite dove ci sono stati 11 stranieri più i cambi di giocatori tutti stranieri nella Primavera 1. Dunque, poi non possiamo lamentarci se la nazionale italiana ha difficoltà nel trovare talenti, nel far emergere i giocatori italiani, perché non hanno spazio. Dunque, non solo non hanno più quasi spazio nelle prime squadre, ma addirittura stiamo andando nelle primavere. Dunque, ci dovrebbe far riflettere molto questa roba. Sì, è vero che sembra di parlare della preistoria, una trentina d'anni fa, quando il Leff in Serie C ed eravate, se non eravate in gran parte bergamaschi come giocatori, Maurizio, no? C'era uno zoccolo duro bergamasco nella squadra. Sicuramente, noi abbiamo sempre cercato, poi erano anche altri livelli, non parliamo di Serie A. Certo, io comunque l'Atalanta quest'anno ha anche dei giocatori, perché ad esempio a mezzo Ortea mi sta impressionando positivamente. L'anno scorso a Sassuolo non giocava neanche. L'altro sulla destra, come si chiama, Ruggeri, sta facendo bene. Mi auguro appunto che insistano anche con questi giocatori tipo Zortea, tipo quest'anno l'Atalanta comunque ha schierato Scalvini, Zortea, il portiere che vabbè, adesso fa carne secchi, tutti del vivaio, per cui forse la prima volta, ma dopo tanti anni che vediamo in rosa abbastanza dei giocatori che vengono la primavera. Sì, questo perché Massimo, anche fin dalle stesse primavere, sono tanti stranieri, non è difficile poi trovare Poi secondo me, no? Che da una vita, da quando c'è il calcio italiano, secondo me, io sento sempre dire tante volte, allora non fanno giocare sti giovani perché mancano di esperienza nel campionato italiano e li mandano a giocare in Serie C o così. Poi magari sbagliano l'annata e si perdono, si sì. perdono. Succede anche questo in Italia, no? Rispetto a altre nazioni dove mettono e non c'è neanche questa pressione che hanno in Italia, perché in Italia se sbagli una partita ti fanno fuori, no? Io penso anche così. Che i giovani in Italia magari ci sono anche qualcosa di buono, però come dicono sempre la solita frase, mancano di esperienza, mandiamoli in Serie C o così. Molto Quindi poca fiducia nei giovani lì, no? poca fiducia. Io prendo anche squadre come Inter, Milan, che hanno dei settori Sì, giovanili. abbiamo visto più o meno quello che è successo con Per De Ketelaer al Milan, magari si può. Settori giovanili importanti, cioè Ajax, Anderlecht, Barcellona, la panchina sono ragazzi, c'è dentro i ragazzi, giovani, cioè, non li vedi, cioè, c'è questa mentalità, proprio a Fiorentina, a Firenze, guai a parlare agli giovani, perché se no, no, non c'è cultura, non c'è programmazione, ci sono delle difficoltà reali. Per me, anche a livello regolamentare, bisognerebbe rivedere un po' un certo tipo di, come dire, Se introdurre l'obbligo che deve tu in giocare il panchina hai massimo. 23, puoi portare ma devi portare 5 ragazzi del tuo settore giovanile, cioè obbligare le società a lavorare, però anche utilizzarli, fargli sentire il profumo della prima squadra, fargli vivere. Poi dicono, non c'hanno per forza non c'hanno esperienza, perché non li coinvolgi, perché
Cioè, è questo il discorso, secondo me. Cioè, grandi club che hanno un lavoro veramente, cioè, non sono in grado di presentare un ragazzo in panchina o far Si è esordire. cambiato forse un po' la Juve ultimamente con La l'arrivo Juve per dell'Under esigenze, 23, sì. per un crollo che sappiamo per tutto quello che è successo, se no Certo. anche la Juve era lontana da questa mentalità. Ma le squadre, il Napoli stesso, cioè, non è ammissibile che una squadra di grande livello, che lavora sui giovani, che è un settore giovanile, non riesca a tenere in panchina due o tre ragazzi, quattro o cinque ragazzi che li puoi portare. Per Sì, me, che vengono cioè, portati. ritorno al discorso di prima, che non eravamo in onda. Fra 10 anni vedremo un calcio sempre più povero a livello nazionale. Cioè, il discorso che ha fatto Oscar sul Lecce, cioè, è Sì, veramente drammatico. Cioè, non dico drammatico, per carità, perché che è siano una tutti cosa. stranieri, così, Però, ma ecco, dimmi senza te, una avere. squadra, il Lecce, che ha 23, su 23 ne ha 21 stranieri, ma scherziamo. Cioè, poi andiamo a lamentarci di Spalletti, della nazionale. Sarà sempre peggio. Allora, Oscar, sei stato fortunato tu che dall'Efes sei andato all'Atalanta, insomma, cioè, se si Beh, può da parlare di noi. fortuna o di merito invece. No, ma lo dicevo prima, da noi non stranieri, poi sono subentrati 3 stranieri per squadra e dunque c'era tanto spazio per gli italiani, eravamo molto valorizzati. Qui adesso, l'ho detto anche prima, nelle prime 2 giornate di Serie A l'83% hanno giocato giocatori stranieri, vuol dire che per gli italiani spazio non ce n'è e in certi ruoli proprio siamo scomparsi, cioè dunque siamo poi costretti a fare i salti mortali con la nazionale, non solo con la nazionale. Detto questo, l'Under 21, l'Under 20 sta producendo dei giocatori di prospettiva che naturalmente andrebbero inseriti velocemente sia nelle squadre di club ma anche nella nazionale maggiore. Però evidentemente non abbiamo, noi ha detto Benelino, noi non abbiamo la cultura, non ce l'abbiamo la cultura, siamo legati al risultato e siamo egoisti in tutto perché tutti devono fare bella figura, far vedere che siamo tutti bravi. E sei bravo solo nel momento in cui tu vinci, altrimenti sei giudicato come uno che insomma fai le cose un po' così. Dunque, per vincere non si aspetta nessuno, tantomeno i giovani, e questo è un fatto culturale. Nelle altre nazioni abbiamo visto anche nelle grandi città, nelle grandi squadre tipo la Spagna, e invece hanno questa cultura e stanno giocando dei ragazzini di 16 anni in Serie A e fanno la differenza. Ma non solo quelli che Chiaro. fanno la differenza, ce ne sono anche quelli di 18, 19 che. Magari ai molti non li conoscono, ma stanno giocando in Serie A, nelle squadre magari un po' più piccole, stanno giocando regolarmente e stanno creando un calcio diverso. Però noi non abbiamo la cultura. Senti, Oscar, voglio sentire anche il tuo parere, detto appunto anche su questo tipo di argomento, anche De Ketelaere nel Milan ha avuto qualche problema, forse anche perché essendo giovane e così anche con una personalità magari un po' timida, non è riuscito De ad Ketelaere, classico affermarsi, ecco. giocatore talentuoso che ha giocato bene nella sua nazione, è venuto al Milan, non ha impattato subito bene le prime partite, è stato tagliato, dunque parliamoci chiaro, è stato messo fuori perché la squadra deve vincere, perché il mister deve fare Chiaro. risultati, perché il fondo fa pressioni e dunque cosa si fa? Poi si ripiega su una squadra, diciamo, un po' più piccola del Milan, che è come l'Atalanta, dove l'Atalanta deve accettare la scommessa di un giocatore che ha un talento incredibile, che non ha il ritmo per giocare nel calcio almeno italiano con questo tipo di difese. E qui bisogna sperare che Gasperini faccia l'ennesimo miracolo. Se Gasperini riuscirà a far emergere a De Ketelaere quell'aspetto più caratteriale che tecnico, allora avrà in mano lui all'Atalanta e noi avremo in mano un giocatore veramente performante. Ecco, ho due opinioni da tifoso e da dirigente. Maurizio Radice, la De Ketelaere, da tifoso, come lo vedi, e da dirigente l'operazione della cessione di Højlund, che effetto ti ha fatto questa barca di milioni che è arrivata per la cessione di Højlund? La cessione di Højlund è stato un capolavoro, cioè, voglio dire, non è che potevi rifiutare un'offerta del genere, per cui sicuramente Luca è bravo, conosce bene certe situazioni, è capace e poi ha fatto bene a rimpiazzarlo appunto con Scamarca, per cui
sicuramente una grande operazione. De Ketelaere, sinceramente, mi piacerebbe vederlo un pochino meglio perché ha dei numeri incredibili. Perché, però, anche le pause, bisogna un po' anche cercare di essere un pochino più concreto dal mio punto di vista. È ancora presto, secondo me, per giudicarlo. Quindi l'allenatore che pretende molto come Gasperini può essere anche quello che lo stimola di più, oppure può avere l'effetto anche opposto, non so, ecco. No, sicuramente l'allenatore è importante, ma è importante il contesto in cui lui si muove, i giocatori, la mentalità che ha la squadra. Lui deve crescere, deve adattarsi, deve prendere l'esempio dei compagni, della settimana lavorativa, della mentalità di tutto l'ambiente. È questo che ti crea, diciamo, quel salto di qualità. Respirare l'aria tutti i giorni di una mentalità e di un tipo di lavoro che quotidianamente ti viene proposto. E lui ha tante qualità, ma deve veramente completarsi con questa mentalità. E l'ambiente Atalanta, l'ambiente lavorativo, l'allenatore, glielo possono fare. Ce la farà, tu dici, Massimo? Ma speriamo, è partito bene. Perciò moralmente credo che è positiva la situazione e tutto. Speriamo che continui. Le possibilità, è un ottimo giocatore, speriamo che continui così, insomma. Ecco, dico, cito spesso Moritz Radici come tifoso, non so se voglia vedere le maglie attuali dell'Atalanta, se la regia ci vuole riproporre la maglia nerazzurra e quella bianca che sono attualmente che vediamo attualmente in campo per l'Atalanta. Ecco, cioè, vediamo che c'è lo sponsor dal cuore, Maurizio, no? Questo è stato definito così, è un po' la vostra forza, questa qui, di essere lo sponsor del cuore. Ma diciamo che sicuramente è stata una scelta voluta dal nostro ufficio marketing e devo dire che sinceramente ha avuto ragione perché tutto sommato, voglio dire, l'abbiamo sposata, era anche un periodo, parliamo di Covid, eccetera. Devo fare i complimenti al nostro ufficio marketing perché ha fatto una scelta. E da lì ce lo siamo creati e siamo orgogliosi di continuare a esserlo. E al di là che adesso hai una maglia, hai detto un po' ma di una maglia azzurra, insomma, la terza maglia probabilmente dell'Atalanta di qualche anno Maglia fa, Atalanta. ma tu preferisci il nerazzurro, il bianco, quale preferisci di maglia? Beh, sai, nerazzurro è nerazzurro, cioè voglio dire, l'Atalanta per me è riconosciuta nerazzurra. Poi a me piace molto quella bianca, però voglio dire, il tifoso, l'Atalanta è nerazzurra, un po' come era l'Efe biancoazzurro. È un po' come Oscar Magoni che è tornato a nerazzurro facendo ancora il direttore sportivo del Eh sì. Napoli, che squadra dei colori nerazzurri. Infatti io lo dico sempre perché il fondatore del Renate era un tifoso interista, essendo in Monza Brianza. Il Renate è una città, è un paese nella Monza Brianza, dunque interista. Ma quando mi chiedono com'è la maglia, naturalmente dico sempre che è come quella dell'Atalanta, mai come quella dell'Inter. Senti, ma già ai tuoi tempi era la maglia sudata sempre, cioè se non sudava Oscar Magoni, chi se no? Ma io non ho mai avuto questi problemi qui di dover sudare la maglia. Io mi sono sempre divertito, ho sempre fatto le cose, diciamo, al meglio. Poi dopo, per me è normale, normale fare fatica, normale sacrificarsi, fare quello che deve fare un professionista. Dunque, per me è stato solo un piacere e purtroppo ho dovuto smettere anche io, se no avrei giocato a vita, insomma. Ma Maurizio, che colore sceglieresti come terza maglia, visto che ancora non è venuta alla ribalta o magari c'è un top secret così? Ma a me non dispiace arancione. La famosa maglia, quella che aveva portato anche bene, cioè quell'arancione Sì, che hai di usato fatti. anche in Champions. Perché non è ancora uscito ufficialmente?
No, non ancora, sì. No, pensavo che magari volessi liberare. Io punterei sull'arancione. Oscar, su cosa punterebbe? Ma adesso vanno i colori fluo, dunque sicuramente la terza maglia deve essere un colore fluo. Dopo non so quale tipo di colore, perché boh, la terza maglia, a parte che si usa pochissimo, però se dovessi scegliere un bel colore fluo. Lino, tu sei fedele al nero-azzurro? Assolutamente, guarda, io sono cresciuto nell'Inter, ho giocato il nero-azzurro sempre, no? È proprio. E Poi per come carità c'è necessità questo arancio ecco. come terza, sì, può Però non è che mi essere. entusiasmino tanto quei colori lì. La maglia storica per me era sempre quella che conta. Mi sembra che anche Massimo sia su Sì, quell'idea lì, no? uguale. Volevo ricordare gli appuntamenti che in settimana poi, quando l'Atalanta ritornerà in campo a Firenze domenica alle ore 18, pochi giorni dopo, cioè giovedì 21, l'esordio in questa Europa League, quindi Maurizio si ritorna a girare per l'Europa, la prima in casa contro questo Rabo Częstochowa, e poi ci sarà le trasferte in Portogallo, in Austria con la Graz, Portogallo con lo Sporting. E questa Europa League con quali obiettivi, secondo Maurizio Radice, Oscar Nuagoni? Allora, beh, secondo me l'Atalanta, io mi auguro, ma lo spero, ha le possibilità di passare il turno, poi dipende un po' chi incontra. Sarebbe bello comunque per l'Atalanta riuscire a vincere qualcosa, cioè il campionato non lo vincerai mai, per cui voglio dire, devo puntare magari a qualcosa a qualche sorpresa di quel genere lì. Sarebbe veramente bello che a Bergamo si potesse portare a casa veramente una coppa. Potevamo portare a casa la Coppa Italia, ce l'hanno rubata, adesso. Per cui io sono abbastanza fiducioso, che possiamo far bene. Giocare la finale a Roma contro la Lazio non è il massimo, no? Credo per poterla vincere. Forse Oscar, cosa dici? Ma io dico che quando si inizia una competizione il sogno grande è quello di poter arrivare in fondo. È chiaro che per arrivare lì bisogna fare degli step by step, non bisogna pensarci, bisogna pensare alle partite che bisogna giocare e farle bene, piano piano, poi le cose, come si usa dire, poi l'affare si ingrossa. Dunque, quando sarà il momento, poi ci penseremo. Adesso l'importante è impattare bene, cominciare a passare il turno, cominciare a passare il girone, e dopodiché si starà a vedere, anche perché l'ipotetica finale si giocherà a maggio. Da qui a maggio ancora nel calcio 10 mesi sono tantissimi. Europa League, Lino Mutti, è bello intanto tornare in Europa, cioè, visto che l'Atalanta. Assolutamente, un girone accessibile, sono buone squadre. Ma per me questa Atalanta può far bene effettivamente. Dopo sai, arriva, c'ha anche un'esperienza ormai di anni a livello internazionale, per cui gli servirà anche questo. Però io sono abbastanza fiducioso, insomma, poi arrivare fino in fondo, quello non te lo so dire, però questo passaggio del turno ci credo assolutamente. Ecco, si gioca giovedì 21 l'Atalanta contro il Częstochowa in casa, poi ritorna in campo domenica 24 in casa alle 15 con Atalanta-Cagliari e il mercoledì 27 alle 18:30 a Verona. Non è che servirà di cambiare anche un po' i giocatori, cioè questo famoso turnover, Massimo Ottolini. Beh, sicuramente Gasperini lo sa, sa che cosa, in base alle partite, chi far giocare o no, sicuramente ci sarà un giro di giocatori, è normale questo, sì. No, volevo dire una cosa che mi è venuta in mente, no? Ho visto proprio 2 giorni fa, parlando di competizioni, no? Avevo letto che avevamo vinto la Coppa Italia quell'anno con il Leffe, e siamo partiti 520 20 passa squadre. Quella dell'80, Quella dell'82, la finale a Bergamo, sì, sì. no, di parlando così di competizione. 2 giorni fa guardavo e proprio avevo trovato sto libretto e dico: Madonna, ma quante squadre. Anche, scusa Maurizio, era a fine giugno, avevi il piumino blu, anche azzurro, anche in quella fine giugno, no?
Di sicuro. Penso di sì, non mi ricordo, però sicuramente. Io soffrivo il freddo, Sì. soffrivo sempre il freddo e avevo bisogno di coprirmi. Cioè, non ha mai dato la formazione, non ha mai dato quel. A me non ha mai chiesto la formazione. Cioè, Ti ha mai detto fai giocare no, questo? assolutamente. Anche perché non l'avrei fatto. I Magoni quando giocava, hai mai sentito che il presidente magari aveva qualche. No, a me non l'ha mai chiesto. Avrebbe dovuto farlo, che magari qualche dritta gliela potevo dare, però per rispetto dei ruoli, per rispetto dei ruoli sono rimasto al mio posto e giocavo. Sì. Bah, non hai fatto il capitano, ti è mancato solo di fare anche il capitano nell'F, no? No, no, capitano non l'ho mai fatto io nell'F, no, 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 ma comunque a parte gli scherzi. Lui era in campo capitano perché correva, non è la fascia, è quello che fa in campo dopo che ti rende capitano. Beh, sei stato anche nel Napoli che poi adesso ha vinto lo scudetto, era un altro Napoli, certo. Sì, no, beh, chiaro, era tutta un'altra situazione. Napoli era in Serie B, c'era cambio di presidenza. Ferlaino stava lasciando, è subentrato Corbelli che poi ha mollato subito anche lui, ne è arrivato un altro, ma è stato un po' una girandola di presidenti, dunque di organizzazione, un po' così. Però io non mi sono mai dovuto mettere intromettermi nelle scelte tecniche, nelle scelte societarie, ho sempre fatto la mia parte e basta. Poteva entrare anche lui lì nel Napoli di Spalletti, ci poteva stare, Oscar? Oscar è un giocatore, era già un giocatore moderno, perché grande capacità di corsa, controllo, tecnicamente bravo. Cioè, potevi metterlo dappertutto, sicuramente. Sulla marcatura lo potevi far cursore perché aveva gamba, aveva tempi di inserire. Oh, un giocatore, un ottimo giocatore, Mago, veramente. Oggi come oggi ci starebbe benissimo in qualsiasi squadra. Non avete giocato insieme perché naturalmente Però avete. Oscar è un vero atleta, posso dire una No, cosa, è ma un vero se atleta. Spalletti, No, ma oltre a ragazzi, se quello, gli dai una racchetta, ti insegna a giocare a tennis. Qualche anno fa. aspetta, aspetta, racchetta. Che io l'ho battuto a tennis. Sì? Ma allora ti ha fatto vincere. Ma mi ha dato una lavata di Ah, testa. Non ha ecco. avuto compassione. Gli ho detto, Sì? c'hai davanti il tuo allenatore. Cerca di fare. Ne neanche, guarda. Neanche. Ah, proprio. Allora, devo dire due Qualche anno cose. fa sono in macchina, c'è questo che mi sorpassa in bicicletta e Addirittura. guardo, mi saluta, è Oscar. Bicicletta, forse poteva fare anche il Giro d'Italia, anche, non so, qualsiasi sport. Che per me, anche se lo metti a giocare a golf, questo qua è capace anche a giocare a golf. È un atleta, proprio un vero atleta, Non lo Oscar. so, io dico due cose. Una, che ho dato la mia racchetta personale al mister Mutti, che si è presentato con una racchetta al tennis del 1980. E dunque mi sono impietosito e gli ho dato la mia racchetta e ha giocato bene. Tengo da La conto le cose, non seconda le è che butto via. se Spalletti mi avesse fatto giocare in questo Napoli, sarebbe da ritirargli il patentino da Coverciano. Vabbè. Ma quindi Maurizio, quando hai ceduto Magoni all'Atalanta, l'hai fatto con un po' di dispiacere? Ma io ero sempre orgoglioso di poter dare ai giocatori dell'Atalanta, è sempre stato il mio sogno. In tanti anni ho anche tante volte cercato di fare qualcosa insieme, non si è mai riuscito a fare più di tanto. Però per me il sogno era dare ai giocatori dell'Atalanta più che ad altri. Essendo tifoso, eccetera, io ero sempre molto orgoglioso di dare un giocatore dell'Atalanta. Ma c'è un giocatore a cui sei rimasto più legato? Abbiamo citato poco fa anche, tra l'altro, anche il Peke, che è stato sfortunatissimo così, a cui sei rimasto più legato dell'F e magari anche dell'Atalanta in tanti anni da presidente e tifoso? Beh, nell'F l'hai detto prima, Fabrizio, sicuramente io ero molto legato, per cui sicuramente. Dell'Atalanta
Sinceramente, io mi ricordo, recente o passata, tanto per No, capire, scegli, per scegli dire. tu. Sto pensando perché ne ho tanti. Il Papu, ad esempio, recentemente sicuramente era molto legato al Papu. In passato, sto pensando, lasciami riflettere un attimo, poi vediamo, ti dico qualcosa. Magoni ha giocato anche con tanti tarantini di valore, così come l'è stato anche lui, e come allenatori, lo stesso Mondonico per dire, no? Ah, devo dire, ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi calciatori, nell'Elette, il giocatore più forte, ma non perché non c'è più, ma perché lo penso davvero, era Peke. Come Peke nessuno, dunque secondo me lui è stato proprio il top dell'Efe, giustamente non ha scelto di fare una carriera, ma era veramente al di sopra di tutti. E il giocatore poi con il quale ho giocato un anno, il top del top è stato Roberto Baggio a Bologna, nell'anno del 96-97, dove lui fece il capocannoniere in Serie A insieme a Biroff, che Oliver Biroff, nazionale tedesco che giocava però all'Udinese, poi andò al Milan e fece 24 gol. Ecco, dunque questo è stato un campionissimo. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori nazionali, stranieri, veramente forti, di tutte le nazioni europee, americani, insomma, africani. E dunque è stato un viaggio bellissimo, ho conosciuto tantissima gente, tante belle persone, tante esperienze. E anche questo mi è servito per crescere in campo anche, ma in modo particolare molto fuori dal campo. Insomma, ho acquisito tante cose, tante belle cose da tante persone, che mi hanno arricchito proprio come uomo, come persona. Dunque, da quando ho iniziato, quando ho finito di giocare, sicuramente quando ho finito ero una persona molto più completa, molto più piena. Bene, allora siamo in chiusura velocissima, in attesa che magari si ricordi Maurizio del giocatore del passato a cui era più legato, o se ce lo può dire adesso, oppure lo facciamo dopo il giro veloce. Vabbè, Stromberg, Stromberg. Sì, insomma. Allora, ripartiamo velocemente da te. Quale potrebbe essere il top di questa Atalanta che sta riprendendo? Abbiamo citato poco fa, ha parlato di Scamacca. Potrebbe essere Koopmeiners, il giocatore top di questa Atalanta che sta per riprendere fra pochi giorni la sua lunga cavalcata poi anche verso l'Europa League. Io dico mai. Oscar. Koopmeiners. Sì, per me in questo momento il top è Koopmeiners, e con l'augurio che lo possa diventare Scamacca. Lino. Koopmeiners, Scamacca sicuramente, ma a me non dispiace Anderson. Ederson, Anderson, giocatore anche lui per me, che farà sì. Sta veramente, crescendo bene, dopo sì. l'anno scorso, per me sarà molto importante per l'Atalanta. Massimo, vai su un difensore tu oppure No, Mottolini? detto bene, Scamacca e Koopmeiners, e poi è importante che faccia bene Scamacca. Quindi a maggior ragione Sì. riuscire ad aver tenuto qui all'Atalanta Koopmeiners è stata la Sì. Sì, mossa vincente di questo penso di sì, penso calciomercato. di sì. Io ringrazio allora i nostri ospiti, grazie a Maurizio Radici, sempre 1-0, poi Lio, cosa è cambiato? 2-1. 2 a Ah, 1, vabbè. diceva 2, 2 gol Frattesi ha fatto. Ah, insomma, Adesso è finito il primo tempo. visto che a San Siro ormai è di casa, insomma. Grazie a Oscar Magoni. Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a Lino Tanti auguri, Muti. Tanti saluti a tutti. Ciao. Ciao, ciao Ciao Mauri, Maurizio. ciao Voskra, ciao a Grazie, tutti. grazie Ciao a al tutti, presidente, al grazie. tifoso, all'imprenditore e così via. Alla prossima allora. Grazie a Massimo Mottolini e ricordiamo anche un saluto anche agli amici dell'antica Pergola, San Lorenzo e Rovetta. Noi ci ritroviamo venerdì con Dia 1907 e sarà quasi la vigilante vigilia della partita di Firenze e martedì prossimo poi ritorneremo con Acom Atalanta. Grazie e buona serata.